Dove te ne vai così allegra? Vado a mangiare alla Bella Napoli. Ah, è certo, ristorante e pizzeria Bella Napoli ti offre la pizza più buona dell'Oltrepò Pavese. Qualità delle materie prime, ambiente accogliente, velocità ed attenzione al servizio la rendono la meta ideale per una pausa pranzo veloce o una gustosa serata con gli amici. E poi, Pizzeria Bella Napoli ti mette l'allegria. Solo a Casteggio, in via Vigorelli 1-3, vincitore del certificato di eccellenza TripAdvisor 2015. Vai ad Arcore a fare la escort, è quello che un insegnante di una scuola, un docente, avrebbe detto ad una ragazza della propria classe. Questo insegnante di storia dell'arte è impegnato a dare lezioni di vita più che lezioni di altro, insomma. L'invito è stato dato perché questa ragazza indossava gonne molto corte. In un altro caso avrebbe suggerito ad alcune delle ragazze di andare in un centro anziani per fungere da Viagra. Ora l'accusa chiede 3 anni di carcere a questo professore. Secondo te è una richiesta esagerata o consona? No, secondo me è esagerata. Come mai? Beh, proposte un po' così, beh, ne va anche il di là del rispetto. Cioè, secondo me fare l'escort innanzitutto è come avere un lavoro normale, non c'è possibilità, non c'è lavoro in Italia. Diciamo che è una via di mezzo tra, secondo me, anche un po' l'umiliazione, perché ci metti anche la faccia. Metti caso che vai in giro e dicono: ah, quella è un escort, piuttosto che, non so, è un po' come anche un arrotondamento di uno stipendio. Quindi tu non ci trovi niente di male, ma nel contesto scolastico secondo te è qualcosa che non è giusto che avvenga, oppure tu dici no, non c'è niente di male, è una battuta? Secondo me non è consono all'ambito scolastico e sinceramente a questo professore, a parer mio, perché comunque ho conosciuto persone che hanno fatto anche come secondo lavoro e secondo me anche più anni di galera. Anche di più? Sì. Se fosse successo a te qualcosa di simile, come avresti reagito? Beh, avrei fatto ricorso, dandogli anche un bel titolo. Quindi non avresti fatto finta di niente? Sì, direi. Doveva esprimersi in un altro modo. Sicuramente, come si vestono alcune ragazze, può spingere a certi commenti, ecco. Non dovrebbero essere fatti in una classe, però sta molto anche ai ragazzi presentarsi in un modo corretto, senza essere bacchettoni, insomma. E certe battute le ho sentite anche in passato, alla mia grande età. Sì, ma era abbastanza, ma nessuno. Adesso sono un po' abituati a far causa a tutti per qualsiasi cosa. E c'è la denuncia facile? Direi proprio di sì, sono i telefilm americani. È probabile che influenzano, è vero. Comunque credo che le ragazze dovrebbero un attimo darsi una regola, anche i ragazzi. Quanta responsabilità c'è da parte dei genitori? Direi che la maggior parte, perché essere moderni non vuol dire essere provocatori. E non si può ottenere un bel voto neanche andando vestiti in un certo modo. Ma guardi, se parliamo di giustizia, per me, cioè, trovo che tante volte fanno delle cose molto, danno dei giudizi sbagliati, io li chiamo giudizi, non so usare dei termini più appropriati. Le ragazze, io sono del parere, siccome sono molto una persona anziana, ai miei tempi si andava a scuola vestiti in modo, cioè l'abbigliamento che si usa per andare a scuola. Se tu vuoi mettere una cosa molto provocante, eviti di metterla per andare a scuola. Io sono di questo parere. In un qualche modo crede che l'abbigliamento della ragazza possa giustificare le battute del professore? Battute del professore? Ma il professore forse poteva usare un altro modo per fare capire la cosa alle ragazze. Se voleva dare un consiglio a queste ragazze, doveva usare sicuramente degli altri, esprimersi in una maniera diversa, dato giù un po' troppo pesante. In generale, come giudica l'abbigliamento delle ragazze di oggi? Quindi in maniera non positiva, presumo, tendenzialmente, quando le vede in giro, oppure secondo lei no?
Ma no, ci sono quelle esagerate che sono anche un po' volgarotte, per me hanno anche poco senso dell'estetica, diciamo, però in genere le ragazze mi piacciono, le gente mi piace. Lei tenga conto che io attualmente vivo in un paese arabo e quindi le donne sono tutte coperte, però quando torno qui mi piacciono le ragazze, i ragazzi, sì, trovo. Quindi è giusto in un certo senso mostrare il proprio corpo, ma non in un contesto scolastico. No, diciamo che bisogna sapere vestirsi nella maniera appropriata al momento giusto. E non volgare. E non, insomma, possibilmente con un po' di buon gusto si riesce lo stesso a far vedere che si è delle belle ragazze senza, io la penso così.